possibilità del gioco in velocità. Allora Naumovski si alza subito per il tiro da tre punti. Petar Naumovski, 8 secondi per chiudere l'azione. Sina non ha ancora combinato molto in questa azione, poi ancora Naumovski, canestro, gran giocata ancora di Naumovski, davvero dell'evento perché ne ha giocati tanti eccetera. E ancora Petar Naumovski, colleggio il Beniamino da tifoseria valenciana nonché capitano del Pamesa, perde palla il Pamesa, fallo di Paraiso che non permette il contropiede di Naumovski per José Antonio Paraiso. È il primo fallo, ma tra Tolbert il blocco di Topic per Naumovski, sporcato il pallone da Luengo, Naumovski lo recupera, 10 secondi ora per terminare l'azione, ancora Naumovski fuori per Topic con spazio per la conclusione da tre punti. Milenko Topic, che anche oltre a tutte le cifre che hai detto i falli subiti, che significa creare enorme difficoltà, vedi adesso hanno avuto paura ancora di Chiacchi che questo ha riaperto il giro. Paraiso giocare così male francamente non l'abbiamo mai visto, a parte con i due sprazzi iniziali, e lo stesso dicasi per Rodiglia, senza dimenticare qualche sprazzo di Eddie Oldis, ma ben poco d'altro invece da quest'altra parte. Più 6 per Siena, canestro capitale per Casey Smith. Intanto Naumovski continua a fare impazzire la difesa valenciana. Millero, al di là di quello è sperabile che resti in campo a lungo, ma credo che a corollario di quello che ho appena detto il Naumovski di questa sera faccia impazzire non pochi point guard in tutta Europa, visto come ha visto il suo approccio alla partita. Segna il suo 14° punto Petar Naumovski, fanno 15 punti Petar Naumovski, torna a segnare Naumovski, più 8 per Siena, canestro fondamentale creato dalla pazienza. Prende la palla in lunetta così facilmente, così comodamente, è troppo un vantaggio. Ancora Naumovski, pazzesche giocate. Smith attacca Gorenz, lo lascia lì dentro per Hastol, poi dentro per Hopkins, vorrebbero 3 secondi dalla panchina sedese.